Buonasera, questa è la quarta proiezione della nostra rassegna Fuori Norma. Che cos'è Fuori Norma? Fuori Norma è un'associazione culturale che vuole promuovere il miglior cinema italiano degli ultimi 13 anni, in particolare quel cinema che ha caratteristiche stilistiche diverse e più creative rispetto al cinema italiano mainstream. Abbiamo individuato 80, ben 80 film di lungo e di medio metraggio degli ultimi 13 anni realizzati da registi italiani che a nostro avviso rappresentano il meglio della produzione italiana. Purtroppo questi film spesso non sono conosciuti, non dico all'estero, ma anche in Italia. Per questo motivo noi ci siamo organizzati per farli conoscere meglio, perché crediamo che il cinema italiano stia passando un momento di straordinaria vitalità, solo che questa vitalità non è riconosciuta a livello istituzionale. E in posti come questi, e ringraziamo l'Isola del Cinema e la persona di Giorgio Ginori che ha accolto la nostra proposta, dove questi film si possono vedere, non o almeno quasi mai nelle sale pubbliche, ma in sale indipendenti. L'altro anno, per esempio, da ottobre a dicembre abbiamo presentato 20 di questi 80 film in 20 sale indipendenti di Roma, con 6 passaggi in media per ogni film. Quest'anno, da maggio ad adesso, ne abbiamo presentati o ne stiamo presentando altri 22, e continueremo a Roma e fuori Roma e all'estero nella prossima stagione da settembre a dicembre. Ho qui con me Alessandro Negrini, che ringrazio per essere venuto, anche perché Alessandro Negrini vive normalmente a Derry, cioè la capitale dell'Irlanda del Nord, dove è ambientato il film che vedremo. Lascio la parola ad Alessandro per una breve introduzione, poi lui sarà qui alla fine della proiezione, se volete porgli qualche domanda o fare qualche considerazione. Grazie. Allora, no, dico soltanto una piccola cosa, perché sono veramente emozionato, perché io, come ho già detto Adriano, io leggevo i suoi scritti 25 anni fa, e poi la mia vita mi ha portato a fare regista per corsi bizzarri, però tra le tante cose che mi piace fare ci sono gli scherzi, e quindi è successo che parlavo tra l'altro di lui tipo poche se ne erano dei miei amici, e poi mi è arrivata un'email da Adriano Aprà. Quindi io, la prima cosa che ho pensato è che fosse uno scherzo, no? Le famose candid camera. Ho detto eccoli là che mi hanno beccato. E poi insomma era talmente dettagliata l'email, ho detto no, non possono essere loro, insomma. E quindi insomma un grandissimo grazie. La vita è strana a volte, no? Insomma, mai mi sarei immaginato di essere qua con la persona che leggevo quando ancora non sapevo che diavolo fare della mia vita. E dico proprio due cose sul film. Il film Tides, Maree, è un film che accade in due luoghi. Uno è un luogo geografico, che è Derry, che credo essere l'unica città in Europa ad avere due nomi. Cioè, questa città si chiama Derry per i cattolici e si chiama Londonderry per i protestanti. Ma questa schizofrenia politico-esistenziale si traduce proprio nella vita quotidiana. Per esempio, se voi arrivate da Dublino, la segnaletica stradale indica Derry. Se arrivate da Belfast, indica Londonderry. Ma è sempre la stessa città. E questa città, dalla doppia identità, è tagliata da una lama liquida che è questo fiume. Questo fiume che si chiama Foyle, che si è ritrovato a fare una cosa che non voleva fare, si è ritrovato a fare il confine, perché durante il conflitto tra i cattolici e i protestanti, quasi tutti i protestanti ci fu un esodo e andarono dall'altra parte del fiume.
però è un film che accade anche in un altro luogo, che è un luogo che esiste ma che non esiste, che io ho ribattezzato il territorio dei sogni dimenticati. E il motivo è questo, che quando ho cominciato a fare le ricerche, quando mi sono deciso a fare questo film, ho cominciato a intervistare tutte le persone le cui vite erano state beneficiate o condizionate dall'esistenza di questo fiume. E tutte le persone che incontravo a un certo punto mi dicevano la stessa cosa. Mi dicevano che, e non soltanto per colpa della guerra, a un certo punto della loro vita avevano dovuto accantonare o soffocare un sogno, una promessa che si erano fatti, un'aspirazione. E quindi ho raccolto, il mio tentativo è stato di raccogliere questo territorio e farlo emergere. E quindi il film che vedrete è strutturato proprio come se fosse un fiume, con diverse correnti. E io faccio sempre un'introduzione noiosa, così poi il film, per contrasto, sembra elettrizzante. Insomma, no? Insomma, quindi il mio invito che vi faccio è di vedere il film, di immergervi nel film. E magari ci vediamo dopo. Okay. Il film, vi ricordo, è sottotitolato in italiano. Bene. Prima domanda ad Alessandro, che comunque quando ho apprezzato il film mi pare di aver capito che il film, come lo abbiamo visto, non era stato previsto così, cioè è stato composto, se ho ben capito, durante la lavorazione, le ricerche. Ci puoi dire qualcosa di più? Sì. Dunque il film ha avuto una gestazione lunga perché è riuscito, non so come, a trovare i fondi, però una volta finiti i fondi non ero soddisfatto del montaggio, quindi poi decisi di fare un crowdfunding e adesso il montatore è in analisi, prima o poi si riprenderà, e decide poi riusciremo con i soldi tirati su dal crowdfunding a rimontarlo e a filmare delle scene in più legate del materiale che avevo trovato e ha un tema che ricorre, che è il tema delle foglie che avete visto, che è diventato poi insomma molto simbolico all'interno del film. Sì, la costruzione è stata molto work in progress, se non mi viene in mente come si dice in italiano, incluso il testo, quindi in base al montaggio poi cambiava il testo, è stata una produzione fluttuante, diciamo, come un film. Come hai scelto una voce femminile invece che maschile? Guarda, questo me lo chiedono spesso, non lo so. So che sin dall'inizio io ero certo che questo fiume era una lei. L'unico dubbio è che non ero certo che fosse una voce così giovane. E, avevamo fatto tutte le registrazioni con una voce più anziana, ma non mi convinceva perché avevo bisogno di una voce che fosse, che contenesse all'interno sia la saggezza sia l'incanto dell'infanzia di chi ancora non ha registrato tutto nella sua vita. E poi scoprimo questa voce che era una studentessa del mio amico Giuliano Campo e mi disse: guarda, hai suggerito questa voce, io mi innamorai di questa voce, tu, è lei è il fiume. E poi divenne, adesso tra l'altro poi grazie a questa cosa ha iniziato a fare la doppiatrice, quindi sono felicissimo di questa cosa. All'epoca, due anni fa, era una studentessa. Ci sono domande o considerazioni del pubblico? In Irlanda, Derry fu fatto vedere, organizzava una proiezione gigantesca con un monitor enorme su un promontorio col fiume dietro, quindi fu veramente pirotecnico, un film sul fiume, il cui fiume che viene raccontato esiste dietro lo schermo, quindi fu veramente un'emozione forte, soprattutto perché tutta la città arrivò. E in quella serata arrivavano la gente con i seggiolini da picnic, poi è portatore di un pezzetto dimenticato e se è dimenticato vuol dire che è ancora vivo, che non è morto. E sogni non necessariamente legati alla guerra, al conflitto, ma che sono lì e che vivono e che in alcuni casi esistono. C'è una poetessa che io amo tantissimo,
è Marina Svetaeva, o Svetaeva, non so mai la pronuncia esatta, Svetaeva, e una sua poesia, lei dice: oltre all'attrazione terrestre esiste l'attrazione celeste, c'è questa forza che contro qualunque logica spinge dal basso verso l'alto, anche contro la gravità, e che ti porta a inseguire ciò che tutte le mattine il mondo ti dice no, non si può. E quindi questo piccolo, diciamo, questa piccola cosa che è poi l'attrazione celeste, ho cercato di farla rivivere nelle foglie che tornano sugli alberi, che sono poi i sogni, che in quanto vivi, ecco, a me piace pensare che le foglie possono tornare sugli alberi. Forse non ti ho manco risposto, però. Curioso quello che stai dicendo, perché una considerazione che ho fatto per la maggior parte dei film che noi presentiamo è che in essi c'è una visione positiva della vita, cioè non sono, contrariamente a quello che sono i mass media e i film promossi dai mass media, che molto spesso sono film catastrofici, che tendono a dare un'immagine negativa del mondo, questi film italiani portano dentro di sé, compreso il tuo, una visione perlomeno di speranza, perlomeno un messaggio di speranza, non sono film disperati. Sì, quella è una cosa che sento molto mia, questa. In più è ambientato in un paese che è l'Irlanda, dove c'è questa guerra che ha provocato migliaia di morti, loro la chiamano troubles, i disordini. Abbiamo avuto un po' di disordine a casa, c'è stata una guerra civile durata 40 anni, quindi sai, hanno la tendenza a declinare tutto, a sdrammatizzare, hanno questo ottimismo contagioso, che non necessariamente debba appartenere al mio stile, però sono, è una cosa a cui tengo molto, come dire, cibare la speranza.